tieniti fortemente e costantemente a Dio unita, consacrandogli tutti i tuoi affetti, tutti i tuoi travagli, tutta te stessa, attendendo con pazienza il ritorno del bel sole, allorquando piacerà allo sposo visitarti con la prova delle aridità, delle desolazioni e dei bui di spirito. Cari amici, pace e bene a tutti voi, e che in questa giornata realmente, come Padre Pio ci ha detto in questa sua lettera, in questo suo pensiero, che in questa giornata realmente possiamo contemplare il ritorno del bel sole. Quanto è bella questa frase di Padre Pio, no? Che dice a questa sua figlia spirituale, dice: ecco, nonostante tu stai vivendo momenti drammatici, nonostante tu stai vivendo momenti di sofferenza, Padre Pio dice però attendi con pazienza il ritorno del bel sole. Questa è la speranza cristiana, fratelli miei. Tante volte noi ci soffermiamo nella nostra vita cristiana, nella nostra, ecco, teologia, anche noi preti nella predicazione, no? Ci soffermiamo molto spesso solo sulla carità e sulla fede, mentre tralasciamo la speranza che Padre Pio ci dice con queste parole, la speranza che il bel sole tornerà a splendere. E la speranza, fratelli miei, è l'anima di tutta la vita cristiana, la speranza è l'anima della vita di ogni uomo. Senza speranza le nostre giornate sono grigie, senza speranza le nostre giornate sono realmente sempre uggiose. Invece no, la speranza cristiana ci fa intravedere anche nel buio della lotta quotidiana, la speranza cristiana ci fa vedere sempre quella luce che albeggia, no? La luce del sole di Pasqua. Questa è la speranza cristiana, fratelli miei. La speranza cristiana che diventa preghiera, che diventa invocazione, non è solamente la speranza di avere il pane quotidiano, il pane del lavoro, il pane della salute, il pane dell'economia per vivere una vita dignitosa. Sì, anche questo va bene, ma la speranza cristiana, fratelli miei, va oltre. E in questa Quaresima, nel tempo di Quaresima, è bello poter dire e meditare su queste cose. La speranza cristiana va oltre i beni materiali, perché pensate un po', fratelli miei, anche i beni materiali, anche i beni importanti per la vita che noi chiediamo, anche questi beni prima o poi sono chiamati a finire, anche la salute, no? Quante volte diciamo basta la salute? Certamente basta la salute, è vero, ma anche la salute è chiamata a finire, no? Anche la salute prima o poi finirà. Invece la speranza non tramonta mai, ed è la speranza che ci promette quei beni eterni, quei beni eterni, quei beni che non si consumano mai, quei beni che realmente possono darci la gioia di sperare in qualcosa di più grande, di sperare in qualcosa che realmente non si consumerà, che è la vita eterna. Allora, fratelli miei, essenzialmente la speranza cristiana qual è? La speranza che un devoto di Padre Pio, ma un battezzato, deve avere qual è? Che oggi siamo qui, in questa valle di lacrime, ma domani, un domani, saremo in paradiso. Che bello, questa è la speranza cristiana. La speranza cristiana che la nostra via crucis non è eterna, la speranza cristiana che il nostro pellegrinaggio doloroso non è eterno, ma la vita eterna invece ci attende, ed è la gioia, quella che Gesù ci ha promesso sulla croce e quella che Padre Pio augura a questa sua figlia spirituale. A tutti voi allora l'augurio di vivere e di progredire in questa speranza cristiana. Pace e bene a tutti voi.